Allora ragazzi, un altro exploit di Emilione Fede, un altro exploit di Emilione Fede. Allora, qui la cosa si può prendere sotto due aspetti. Uno, le telefonate a Fede per farlo impazzire, diciamo che è un po' vilipendio, non dico di cadavere, però cioè vilipendio di una persona che non sta bene o comunque è anziano, eccetera. Per carità, anche noi nel passato abbiamo fatto, però in un momento in cui Emilio Fede, diciamo, era decisamente più lucido, decisamente più lucido. Seconda cosa. Emilione, dai, non rispondere più a sto cazzo di telefono. Dai, basta con sto telefono, non rispondere più. Sentiamo. E da domani, dovunque andrete, sarete perseguitati. Anche le sbagasciate nude nel letto. Avanti, che c'è? Forza, forza, ladri! Senti, tu devi andare a cagare nel culo di quella vacca di tua madre. E da domani ci avrai tre persone che ti verranno a spaccare il culo. Vai a fanculo, da domani sei finito, da domani ci avrai tre persone o quattro venute dalla Sicilia che ti spaccheranno a pezzi, lurido, pezzente, con i pidocchi in testa e con le piattole nel culo, ecco, vai a fanculo. Molta tristezza, però la fantasia con la quale elabora la minutezza. Vai a cagare nel culo di quella vacca di tua madre, tre siciliani. Poi perché tre siciliani? Poi è strana sta cosa. No, però va notata l'accuratezza con la quale, alla sua età, è ancora molto lucido nel costruire delle invettive molto minuziose, ricche di dettagli. Questo è pregevole da parte sua. Indica lucidità da un certo punto di vista. Indica lucidità, voglia di combattere e soprattutto indica che l'interlocutore si prende quello che merita. Cioè, io sto dalla parte di Emilio, perché se uno ti chiama da numero sconosciuto e ti insulta, il direttore, al netto di tutto quello che ha fatto, può piacere, non piacere, non mi interessa. È stato condannato per aver procacciato puttane a Berlusconi, tutti rendi conto. Fede. Quindi ha ricevuto una condanna. Fede, chi se ne frega? Quindi una condanna. Chi se ne frega? Sbagliato. È un santo da questo punto di vista, Fede. Chi se ne frega se ha portato le ragazze a Berlusconi? Perché ci vogliamo fare i cazzi di Emilio Fede? Se lo sono fatti i magistrati, purtroppo. Ma cosa sei? Uno degli avvocati di Berlusconi? Non sei in Parlamento? Non sei in Parlamento, quindi non entro nel merito di quella sentenza. Non entro nel merito. Non mi interessa. È una sentenza di condanna passata in giudicato. Ma io non entro nel merito. Ma non entro nel merito perché non hai coraggio. Non entro nel merito, prendo atto. Entro nel merito invece della ricchezza di eloquio del direttore, e mi fa piacere perché vuol dire che sta ancora bene. Senti ancora. Alfredo, ti è cornuto, te e tua la puttana di tua madre, vi do la caccia in sei, vi faccio un culo così. Adesso mi sono svegliato bene, attenta a dove metti i piedi, tu, quello che porta i pidocchi in testa e non si lava i piedi, capito? Hai capito, sì o no? Appena dal chiappo ti spacco in quattro. Non è che si rivolgeva a me quando parlava di pidocchi e di piedi sporchi, no? Cioè, non è che pensa che ci sia io dietro questo stalkeraggio continuo. Non so, è probabile, che ne so, cioè. No, vabbè, Monio Vadia, ragazzi, Monio Vadia, allora. Monio